Lo spirito umano è un'essenza divina. Dentro l'essere umano c'è la divinità stessa. Ma, ahimè, nella sua discesa verso il basso, lo spirito è stato avvolto nel corpo fisico e nella mente. E è rimasto prigioniero. La maggior parte della gente, tuttavia, non è cosciente di questa prigione. Ma coloro che si risvegliano alla vita dello spirito cominciano a desiderare qualche cosa di più elevato, di più vasto. È l'aspirazione dello spirito a tornare alla sua origine divina. Così la gente in questo mondo inconsciamente cerca degli ottenimenti che sostituiscano l'aspirazione dello spirito alla gioia assoluta, alla beatitudine senza termine. E allora si illudono di trovarla in certi surrogati, palliativi. Si dedicano ai piaceri dei sensi, si dedicano alla ricerca e all'accumulo delle ricchezze, a avere potere, pure fama, nome, tutte cose che riguardano l'aspetto fisico dell'esistenza. Sono come dei surrogati, della beatitudine divina a cui lo spirito aspira. Ma attraverso tutte queste cose che l'uomo cerca di realizzare o di accumulare durante la sua esistenza, non potrà mai raggiungere la beatitudine perfetta, quella gioia eterna che solo lo spirito può realizzare quando torna alla sua origine, alla divinità. Così c'era un bambino che ascoltava il canto di un uccellino che era posato su un ramo, vicino a casa sua. Era un canto melodioso. Questo bambino ne era rimasto affascinato. E allora cosa fece? Mise delle reti, vicino a questo ramo dove usava posarsi l'uccellino. E in questo modo lo catturò. Lo prese, lo mise dentro una gabbia. Ma dentro la gabbia quell'uccellino non cantava più. Aveva perso la principale caratteristica che aveva fatto interessare quel bimbo, che l'aveva fatto catturare. Allora il bambino cosa fece? Gli fece una gabbia più bella, tutta di fili argentati, ma questo uccellino non cantava ancora. Allora gli mise una gabbia tutta dorata, ma ancora l'uccellino non cantava. Così gli uomini cercano
ottenimenti sempre più raffinati, piaceri sempre più elevati, ma non ottengono mai il pieno soddisfacimento. Manca loro sempre qualcosa, si sentono insoddisfatti. Il mondo è pieno di conflitti di ogni genere, nelle famiglie, fra le varie ideologie, fra gli stati. Ma questo deriva semplicemente dal fatto che lo spirito non ha ancora realizzato la pace interiore e quindi non la può portare nella sua società. Ecco che cosa successe, che un giorno un giovane passò nei pressi della casa di quel bimbo, vide questo uccellino chiuso dentro la gabbia, ebbe pietà di questo volatile, che era fatto per volare in cieli molto più alti, liberi. Allora aprì la porta di questa gabbia e fece uscire questo uccellino, il quale andò a posarsi di nuovo sul ramo in cui era solito stare e cominciò di nuovo a intonare il suo canto meraviglioso. Così il maestro viene in questo mondo per liberarci nella gabbia dei sensi e della mente. E cosa fa? Apre la decima porta, l'occhio del nostro spirito. Attraverso questa apertura iperfisica l'uomo può finalmente diventare cosciente della propria divinità. Contempla la luce che è dentro di lui e che è nell'intero cosmo. E l'uccello del suo spirito spicca finalmente il volo verso i cieli più elevati. Quindi questo è veramente l'autentico scopo dell'esistenza. Ma purtroppo pochissimi spiriti fortunati riescono a realizzarlo. Quelli che hanno la fortuna di incontrare il maestro del loro tempo, il quale è stato incaricato dall'alto di questo compito, liberare gli spiriti pronti e avviarli verso il sentiero che li conduce a casa. Questa è veramente la più grande fortuna che possa accadere a un essere umano nel corso della propria esistenza. La luce e il suono divini provengono dal piano più elevato dell'intera creazione. Quando entriamo in contatto con loro, attraverso la meditazione, noi procediamo di piano in piano e raggiungiamo finalmente la meta. Siamo tornati a casa. La luce e il suono divini sono i nostri autentici compagni di viaggio che ci scortano attraverso i cinque piani della creazione fino a quando raggiungiamo appunto il regno della beatitudine, della perfezione, dove non ci sono più malattie, vecchiaia, morte,
dove lo spirito gode finalmente di una infinita conoscenza, amore, gioia, che sono le caratteristiche di Dio stesso. Questo è ciò che ogni spirito è chiamato a realizzare nel corso della propria esistenza. A volte si dice il mondo va alla rovescia. Effettivamente gli uomini sembra che siano dediti a tutto meno che alla capacità di ricercare il loro autentico bene, la loro autentica felicità. Hanno dentro di loro niente meno che la divinità stessa. San Paolo diceva: non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Ma gli uomini cosa fanno? Fanno centinaia, a volte migliaia di chilometri per andare a cercare Dio nei santuari. E quando tornano, o quando escono dai templi delle varie religioni, sono di nuovo presi dal vortice di tutti i loro interessi di carattere materiale. Lo spirito è completamente ignorato. C'era un saggio del Medio Oriente, come tutti i saggi era considerato da alcuni una persona un po' pazza. Si chiamava Nasruddin. Ecco, Nasruddin viveva fuori della città e raramente veniva in città per fare qualche acquisto. Ecco, questo saggio Nasruddin un mattino fu visto in groppa al proprio asino, sulla piazza della città, proprio nel centro. Ma aveva una caratteristica. Era girato con il proprio sguardo, diciamo, con la propria vista, verso la coda dell'asino. Era seduto, si potrebbe dire, alla rovescia. Allora gli si avvicinarono e chiesero: ma cosa fai oggi, Nasruddin? E tu che sei sempre restivo a venire in città. E in più, guarda che sei seduto alla rovescia, testa dell'asino dall'altra parte. Disse Nasruddin: no, è l'asino che è posto nella posizione sbagliata. Che cosa voleva significare? Che le masse seguono tutto quello che li porta lontano dalla realizzazione della verità, della felicità, dell'autentica conoscenza. E veramente, dal punto di vista spirituale, un mondo che andrebbe rovesciato. Come abbiamo detto prima, che cosa cercano gli uomini? Piacere nelle cose dei sensi, l'accumulo delle ricchezze, avere nome, fama. Al giorno d'oggi c'è internet. Tanta gente cerca di costruirsi un'immagine
che è solo virtuale, però, che non risponde a quello che è veramente la loro essenza. Poi, quello che pensano gli altri di noi non ci può rendere né migliori né più felici. È ciò che siamo veramente che conta, ciò che abbiamo realizzato interiormente, nel nostro spirito, che ci può rendere più o meno felici. Così, al giorno d'oggi, addirittura le virtù vengono sfuggite, e i vizi invece vengono coltivati. Addirittura cose che decenni fa erano considerate contro la legge, no? O contro la morale, oggi invece vengono addirittura difese dalle leggi. Facciamo per esempio l'esempio dell'aborto, no? Qualche decina d'anni fa era considerato un delitto. L'aborto veniva condannato addirittura con la prigione, a meno che non fosse una cosa dovuta, una cosa, diciamo, non procurata, insomma, oppure fosse un caso veramente di vita o di morte. Oggi invece l'aborto viene praticato gratuitamente. Se voi volete fare una radiografia dovete pagare il ticket per togliere la vita a una persona che sta venendo in questo mondo in base al proprio karma. Invece addirittura potete farlo con tutti i conforti gratuitamente. Questo per dire che è un'epoca di grande confusione. Alcuni giovani andarono da un maestro, mi chiesero: maestro, viviamo in un'epoca veramente strana, addirittura i vizi vengono incoraggiati e le virtù invece vengono rifugite come se fossero dei vizi, no? O delle cose negative. Come si fa a distinguere la vera virtù, la virtù dal vizio? Disse il maestro: guardate, la virtù coltivata è quella che vi dà pace, gioia, armonia, equilibrio con tutta la gente, vi dà energia per vivere una vita veramente felice. Invece il vizio è tutto il contrario, consuma la vostra vita e alla fine vi lascia con le mani vuote. Così i maestri vengono a questo mondo per insegnarci come sostituire i beni provvisori, i beni deperibili, con i beni eterni dello spirito. Non è che noi dobbiamo abbandonare il mondo e ritirarci in luoghi deserti. Possiamo compiere i nostri doveri nella società, familiari, di lavoro, in modo da poter vivere dignitosamente. Ma tutte le cose che possediamo dobbiamo vederle come un prestito che ci è stato fatto da Dio. Quando ce ne dovremo andare, non potremo portare con noi assolutamente niente.
anche il nostro stesso corpo è un prestito che abbiamo ricevuto. E alla fine la Bibbia stessa dice è polvere, no? E polvere tornerà. Così i maestri aprono l'occhio e l'orecchio del nostro spirito e ci fanno entrare in contatto con l'autentica realtà, la realtà divina che permea l'intera creazione. E allora possiamo cominciare a vivere una vita vera. Quando si apre l'occhio del nostro spirito, allora è la luce che ci guida verso la strada che conduce alla meta. Quando apriamo l'orecchio del nostro spirito, il suono celestiale ci porta verso l'alto, ci porta all'origine del suono che è nei piani più elevati della creazione. Così vedete, oggi si sta preparando un'epoca nuova, chi la chiama età dell'oro, chi la chiama età dell'acquario, chi la chiama Satyuga. Ma quest'epoca nuova, per poterne far parte, dobbiamo diventarne degni. Dobbiamo abbandonare tutte le cose deteriori che ci ritardano sulla via dello spirito e coltivare invece tutte quelle caratteristiche che deve possedere un autentico uomo della nuova epoca, l'età dell'oro. Vedete, dopo anni e anni di attività e di ricerca, l'uomo sta per costruire un centro. Il centro dell'uomo sta per costruire un centro in cui l'uomo possa vivere felicemente. Una vita completamente indipendente, dedicata allo spirito, in cui l'uomo possa procedere nella direzione giusta, dove abbia, senza bisogno di ricorrere all'esterno, a un mondo che va in una direzione che non è quella giusta. Avere energia sufficiente, l'acqua che gli serve, le abitazioni confortevoli costruite in maniera ecologica, campi da coltivare con coltivazioni biologiche che diano tutto quello di cui l'uomo ha bisogno. Ma anche per costruire questo centro, naturalmente, occorrerà gli sforzi di tutti, no? Sia fisici che finanziari. Ma soprattutto occorrerà una cosa, esserne pronti spiritualmente. La Bibbia chiama una città simile la Nuova Gerusalemme, no? Ma per entrare nella Nuova Gerusalemme dobbiamo lasciarne fuori l'uomo vecchio e costruire dentro di noi l'uomo nuovo.
l'uomo nuovo è fatto di tutto ciò che è virtù, è amore, servizio, rettitudine di vite. Quello che il grande maestro Kirpal Singh ha riassunto nel diario giornaliero. La carta d'identità, si potrebbe dire, per entrare nella Nuova Gerusalemme. Se noi coltiviamo tutte queste caratteristiche, allora possiamo dare vita all'uomo nuovo, a una società nuova. Quindi siamo tutti chiamati a costruire innanzitutto dentro noi stessi questa nuova Gerusalemme. Quando l'avremo costruita interiormente, allora, come dice la Bibbia, discenderà dal cielo, come per magia. Le nostre opere la produrranno senza sforzo, perché l'avremo prima concepita e realizzata dentro di noi. Così questo è, si può dire, l'ultimo atto, no? La piena realizzazione di quelli che sono gli scopi e i fini del centro dell'uomo. Costruire un esempio, una realtà in cui l'uomo sia veramente tale, cioè la spiritualità e la divinità che è dentro di lui sia una scienza praticata da tutti i suoi abitanti. Abbiamo impiegato tanti anni, ma stiamo finalmente arrivando a questa meta. Ma, come ripeto, appunto, dobbiamo fare un'attenta analisi e vedere cosa ci manca ancora a ciascuno dentro di noi per poter edificare ed entrare in questa città santa, chiamiamola. Allora veramente la nostra vita scorrerà felice e piena di amore, di servizio e di conoscenza.